Buongiorno amici di Quotidiano Net, questa è la nostra web TV. Siamo qui per parlare di Nazionale Italiana di Calcio. Con noi, collegato via telefono dalla redazione di Milano, il nostro direttore Xavier Iacobelli. Buongiorno Xavier. Buongiorno Beppe, buongiorno ai nostri amici di Quotidiano.net della redazione di Milano. Eccoci qua, dunque due impegni per la nazionale di Prandelli: venerdì a Belfast, Irlanda del Nord Italia, poi martedì 12 Italia-Serbia a Genova. Impegni davvero importanti, anche perché si tratta degli ostacoli più seri lungo il cammino della qualificazione per gli europei. Tra l'altro, Cesare Prandelli deve fare i conti con una serie di assenze importanti. Si comincia con Balotelli, si prosegue con Montolivo e poi gli assenti dell'ultima ora, cioè Gilardino e Antonelli, rimpiazzati da Molinaro e Floccari. Com'è la situazione, Xavier, in vista di queste due partite? Ma io penso, Beppe, che per prima cosa dobbiamo ricordare l'importanza sia dell'impegno con l'Irlanda del Nord, una partita, una vittoria sinora nel girone di qualificazione, sia soprattutto di quello con la Serbia, che tallona a 2 punti l'Italia a punteggio pieno nel proprio gruppo. Per questi due incontri così delicati, Prandelli coniuga il talento di Cassano con l'esperienza di Zambrotta, che ha chiamato, tenuto anche conto che De Silvestri era stato dirottato sull'Under 21, chiamato all'incontro decisivo con la Bielorussia, anche se il difensore viola lamenta un problema al polpaccio. Detto questo, credo che Prandelli si avvii verso un cambio di modulo alla luce appunto delle indisponibilità. Balotelli, che è il perno ideale del 4-3-3, come sappiamo, avrà ancora un mese davanti prima di rientrare nel Manchester City, e credo pensi ad una formula con il mitico rombo di centrocampo e con Cassano alle spalle di un possibile tandem offensivo Borriello Pazzini. Ecco, Borriello Pazzini potrebbe essere il tandem offensivo, e per quanto riguarda invece la composizione del centrocampo è un po' da vedere. C'è anche da segnalare, nell'attenzione con cui Prandelli guarda al campionato, la convocazione di Mauri, dell'Aziale Mauri. Sì, in effetti, Beppe, hai fatto bene a sottolinearlo, è indisponibile per l'infortunio alla caviglia Montolivo ed è probabile che optando per un 4-3-1-2 a centrocampo Prandelli schieri De Rossi, Pirlo e proprio Mauri, più Cassano dietro a Pazzini e a Borriello. Hai fatto bene a sottolineare come il commissario tecnico stia e sia molto attento alle indicazioni del campionato. Mauri in questo momento, lo stesso Prandelli lo ha rilevato a Coverciano, è il centrocampista più in forma della Serie A. In passato accadeva che i giocatori più in forma della Serie A non venissero convocati in nazionale prima che arrivasse Prandelli. Adesso mi pare che anche la stessa chiamata di Floccari, che ha sostituito l'infortunato Gilardino, e Floccari è un altro giocatore della Lazio capolista che sta molto bene, dimostri come il selezionatore segua e recepisca le indicazioni del massimo torneo. Molto bene, grazie Xavier Iacobelli. Grazie a voi e una buona giornata dalla redazione di Milano di Quotidiano.net. Ai prossimi appuntamenti con lo sport.